dell'aria, ma ha questa capacità di riprodurre se stessa nello stesso modo in qualsiasi parte del mondo. E questo lo fa da molto tempo, attenzione, non lo sta facendo adesso. Non troppo potere corruttivo, oppure. È proprio troppo denaro. Ma qui, cioè, da inchieste che noi conosciamo, il territorio marchigiano è un territorio di riciclaggio, quindi qui la Draghi è presente come? Cioè qui compra un sacco di cose, qui ricicla i soldi, qui addirittura ci sono fenomeni che stiamo investigando a livello giornalistico, ma già fenomeni di richiesta di pizzo, cioè ogni tanto brucia qualche azienda anche dalle parti nostre, perché comunque si chiede anche il pizzo, cioè noi ce l'abbiamo in casa, noi la mafia ce l'abbiamo in casa, la 'ndrangheta ce l'abbiamo in casa, su questo non c'è ombra di dubbio. Poi, scusate, c'è un'altra cosa che prima aveva detto Monica, cioè che comunque, e questo esce fuori molto da questo nostro primo libro, cioè l'andrangheta non è soltanto quello che ogni tanto ti fanno vedere per forza sui giornali, insomma, uccidono 6 persone, a Ferragosto, a Duisburg, un po' di battage si fa, ma non è quella, cioè è per esempio il nostro editore, che è di Pesaro, quel signore per esempio il nostro editore che è di Pesaro, che ha fatto sparire il libro, cioè noi siamo andati a fare decine di presentazioni e non ci ha fatto mai più trovare un libro. Ci sono persone che ci conoscono, che mi hanno cercato, poi hanno trovato qualche copia, insomma, io non avevo la mia copia personale più, perché non mi sarei mai aspettato che non l'avrei trovato più il libro. E c'è stato anche un signore, a parte Ettore, che mi ha regalato una copia. Poi ce n'è arrivata un'altra copia a casa che ce l'ha spedita Antonello. E grazie a proposito, perché... e mi sono anche proprio commosso, perché è pazzesco, cioè i miei lettori mi mangiano il mio libro con la dedica. Quindi il fatto è che non è soltanto quando si spara in testa, si sciolgono le persone nell'agido, cioè questa è l'armica, non fare circolare le informazioni. Sapete come si chiama la collana dove l'ha perso questo libro? Vittime della penna. Era una collana ambiziosissima, della quale noi eravamo gli unici italiani, perché c'erano tutti scrittori di paesi dove veramente si è a rischio continuo di morte. Che ne so, c'era un italiano, uno per Bangladesh. Per l'Italia, due calabresi, naturalmente. Quindi questa collana si chiamava Vittime della Penna, ma a quanto pare siamo stati vittime del nostro editore, perché questo non ci ha pagato i diritti, tranne quelli della prima edizione. Poi semplicemente non ha fatto più circolare il libro. Una cosa della quale sono profondamente orgoglioso è che noi, appena abbiamo visto che questo non rispondeva, non si faceva contattare, eccetera, senza pensarci due volte, abbiamo violato la legge, violando il copyright, e abbiamo messo il PDF originale del libro a disposizione dell'umanità sul web. Ne abbiamo spolognato 12-13 mila in pochi mesi, per cui alla fine quello che cercavamo di fare, cioè che come al solito è il silenzio e cercare di soffocare l'informazione, questo almeno non l'hanno ottenuto. Io sto proprio in mezzo a una strada, non voglio fare la vittima, ma è letteralmente così, perché cioè, voglio dire, se non riesco a campare nel mio lavoro, ci sono voluti 2 anni a raccogliere i documenti per questo libro, cioè, e alla fine ci ho rimesso soldi, perché continuamente sono dovuto venire da Urbino con i miei avvocati, cioè ogni volta a Terni, ristoranti, parcella, cioè, per fortuna, a quanto pare, la procura di Urbino non è sotto la giurisdizione ancora di quella di Catanzaro, perché se eravamo a Cosenza, a Catanzaro ci avrebbero proprio messi in galera semplicemente per aver scritto un libro. Vabbè, quindi anche questa, cioè, è vero quello che diceva il Signore, cioè l'omertà a mille aspetti, ed è questo quello che dovremmo fare tutti, cioè ritornare ad essere cittadini, farci sentire, non sopportare più come vittime sacrificali tutto quello che ci manca. Cioè, bisogna affermare la propria persona, bisogna ripartire veramente dal rispetto di noi stessi. Cioè, ci hanno ridotto un popolo triste. Io mi ricordo quando ero ragazzino,
le discussioni nei bar a San Giovanni in Fiore di politica, le cose erano accesissime, cioè c'era una partecipazione essenziale, anche io sono un po' anzianotto ormai, si usciva quasi dalla guerra, insomma. Però c'era tutta una passione politica che adesso non esiste più. Io ho un'immagine di mio padre e di un suo caro amico, anche collega di lavoro, mio padre faceva l'insegnante, e questi qua sono stati praticamente 40 anni sempre assieme e si volevano bene da matti, ma quando parlavano di politica si scannavano, cioè perché mio padre era comunista proprio dal 48, nel 48 doveva girare con la pistola perché era comunista, insomma, se no lo facevano pure da quelle parti, lui era un democristiano di quelli proprio, e si scannavano. Ma io ho questa immagine ricca, cioè di due persone che comunque nel corso della loro esistenza continuamente dialogavano e parlavano in termini di politica, cioè la politica ce l'hanno fatta proprio scordare, ce l'hanno fatta proprio dimenticare, come se noi non avessimo parte della politica, è come se poi gli eletti diventino proprietari della cosa pubblica. In Calabria questo fatto è proprio immediatamente tangibile, cioè uno va ad amministrare ed è come se fosse il proprietario, cioè cose che sono normalmente di dire. Ci fu un'accusa ridicola per esempio nei confronti di Aldo Pecola, perché lui organizzò un festival importante e quindi richiese i soldi alla regione come associazione. Allora subito un attacco strumentale, che Aldo Pecora aveva chiesto i soldi alla regione, a Bova, è come se i soldi sono di Bova, cioè non, ma questo senso è proprio vivo, cioè è come se chi amministra è padrone della cosa pubblica, conseguentemente anche della tua vita. Veramente triste.